Nuova eclatante protesta del sindaco metropolitano Cateno De Luca. Nel suo tour dei 108 comuni ha toccato Barcellona e Castroreale, il regno del sottosegretario Alessio Villarosa, che provocatoriamente ieri ha sfidato a un confronto pubblico su numeri e norme delle ex province. Oggi un nuovo annuncio. Con tutti i colleghi sindaci del Messinese siamo giunti alla conclusione che è arrivato il momento di reagire e interrompere l'assordante silenzio circa i finanziamenti statali destinati alle ex province siciliane. Il 1 maggio alle 9 ci riuniremo in Piazza Duomo a Messina per una marcia di protesta verso la prefettura. Lì, dice De Luca, consegnerò la mia fascia di sindaco della città metropolitana e mi autosospenderò dalle funzioni. Il sottosegretario Villarosa si era impegnato lo scorso febbraio ad assicurare risorse aggiuntive per le ex province, ma sono stati stanziati solo 100 milioni che tra l'altro erano già stati assegnati e che saranno utili solo a ripianare il disavanzo del 2018, lasciando così scoperto il bilancio 2019, che non potrà più essere approvato. Non siamo più nelle condizioni di giustificare questo abbandono, continua il primo cittadino, e soprattutto di sopportare l'umiliazione a causa dell'assenza dello Stato nella persona del sottosegretario Villarosa. Conclude chiedendo al governo regionale di prendere una netta posizione, perché tale silenzio non è più comprensibile. Siamo giunti alla conclusione proprio con i colleghi sindaci che è arrivato il momento di reagire a questo silenzio e soprattutto a queste proposte indecenti che ci provengono proprio da chi si era impegnato a risolvere il problema finanziario delle ex province di tutta la Sicilia. Vogliamo lanciare la nostra reazione con una marcia di protesta l'1 maggio, ore 9, ci raduneremo tutti i sindaci della provincia di Messina a Piazza Duomo a Messina e faremo una nostra marcia di protesta fino alla prefettura. Chiederemo a Sua Eccellenza il prefetto, visto che rappresenta lo Stato nella nostra provincia, di agire, anche perché noi non siamo più nelle condizioni di poter giustificare queste omissioni.